20 automobili distrutte dalle fiamme in pochi mesi tra via Aldo Moro e via Caduti per Servizio a Pescara, in quella che sta diventando un'altra emergenza tra le tante emergenze sul piano della sicurezza in città. Difficile ipotizzare episodi di autocombustione, è più probabile che si tratti di atti dolosi per lanciare probabilmente segnali o peggio ancora possibili ritorsioni nei confronti di coloro che per svariati motivi si mettono di traverso ad attività illecite. Ne è convinto Domenico Pettinari di Pettinari per l'Abruzzo, che questa mattina è tornato in via Caduti per servizio per denunciare una situazione ormai divenuta intollerabile. Sai che cosa sta succedendo? A me chiamano soprattutto gli anziani, non parcheggiano più le macchine sotto casa perché hanno paura che la notte possano bruciare la propria macchina, la vanno a parcheggiare, a nascondere la macchina a 1 chilometro di distanza e poi devono tornare o a piedi o con pullman a casa. È un qualcosa di veramente allucinante, ma soprattutto tanti cittadini da queste parti hanno paura che mettendo fuoco alle macchine possa prendere fuoco anche le condutture del gas, le condutture elettriche, gli impianti elettrici e anche far saltare un edificio. Non dimentichiamo che qui è stato messo fuoco, anche appiccato fuoco a un edificio solo qualche tempo fa e hanno dovuto calare i bambini dai balconi. Allora c'è un problema, un'emergenza sicurezza. Basta dire che qui la situazione è tranquilla, che non c'è un'emergenza sicurezza. Ora noi continuiamo a chiedere con forza cosa? Cacciamo gli abusivi dalle case popolari. Io non dico che magari sono, perché non so chi sono, chi è, non ci sono ancora gli accertamenti, non sappiamo se siano dolosi, colposi, non sappiamo nulla, ma intanto cominciamo a ripulire il quartiere. Intanto il silenzio è sceso sulla richiesta al governo avanzata dal consigliere comunale Marcello Antonelli e passata in consiglio comunale mesi fa di mandare l'esercito a presidiare le zone sensibili per fronteggiare i sempre più frequenti episodi di microcriminalità. Ma l'esercito che fine ha fatto? Questi del centrodestra che si fanno tanti paladini della legalità avevano promesso che avrebbero reso più sicure le nostre città. Io penso che qui stia peggiorando in termini di sicurezza. Avevano promesso di chiedere l'esercito al loro stesso governo, a loro stessi, perché loro governano Roma, la Meloni. Non si sa ancora nulla di quella mozione, non abbiamo ancora nessuna risposta. È la fiera dell'ipocrisia, siamo abituati ormai con questo centrodestra alla fiera dell'ipocrisia.